Ciao amici e bentornati su Zone d'Ombra. Chi segue il mio canale sa che per mesi vi ho proposto tutti i casi più famosi dei coniugi Warren. Per oggi voglio parlarvi dei casi poco o per niente noti, trattati dai nostri investigatori del paranormale preferiti. Cinque casi terrorizzanti come quelli più famosi, però molto meno noti, soprattutto perché non sono stati girati film ispirati su questi episodi. E infatti vi assicuro che trovare informazioni questa volta è stata davvero, davvero dura. Ma nel video di oggi vi riporto tutto quello che sono riuscita a trovare. E allora, cominciamo! Stiamo parlando del caso di Maurice Frenchy Theriot, un contadino del New England che ispirò anche uno dei personaggi principali dei film The Nun e The Nun 2, oltre ad essere un personaggio minore del film The Conjuring. Da bambino, Maurice non ebbe una vita facile, infatti lavorava duramente nella fattoria di proprietà della sua famiglia. E come se questo non bastasse, era anche costretto a sopportare le angherie che suo padre quotidianamente faceva su di lui. Man mano che cresceva, cresceva anche la violenza che doveva tollerare, finché Maurice non ne poté più e fece un grande errore. Si decise infatti a chiedere aiuto, ma non un aiuto concreto agli altri membri della famiglia, ai conoscenti o alla polizia. Maurice chiese aiuto a Satana, che rispose al suo appello. Non passò molto tempo che il ragazzo iniziò a notare alcune cose strane. Ad esempio, si accorse che all'improvviso possedeva una forza sovrumana mai avuta prima. E in più notò di essere a conoscenza di tante cose di cui in realtà non aveva mai sentito neanche parlare. A quel punto si sentì finalmente padrone della sua vita. Così lasciò la fattoria paterna e iniziò a girovagare per il New England. Ma nella primavera del 1985 accadde qualcosa di davvero inquietante. Sulle pareti della casa di Maurice iniziò a gocciolare sangue e la sua stessa forza iniziò ad aumentare e aumentare in modo incontrollato. Inoltre cominciò anche un fenomeno di bilocazione. Infatti Maurice sempre più spesso veniva visto in due posti, anche molto lontani contemporaneamente, senza che lui avesse alcun potere di fermare il fenomeno. A quel punto alcuni amici gli consigliarono di contattare i coniugi Warren. Ed e Lorraine arrivarono a casa sua e dopo aver ascoltato i racconti dell'uomo e averne verificato e appurato la veridicità, conclusero che si trattava di un chiaro caso di possessione demoniaca. Si misero quindi in contatto con il vescovo Robert McKenna, che già conosciamo, spesso infatti aveva affiancato i coniugi Warren, e che accettò di eseguire un esorcismo su Maurice. Il rito di liberazione andò a buon fine e finalmente l'uomo poté tornare a condurre una vita normale. Il secondo caso di cui vi parlo oggi è quello della bambola ombra, un oggetto che tuttora è conservato nel Museo dell'Occulto dei coniugi Warren. Sulle sue origini c'è il buio più assoluto, infatti non si sa quando, da chi o perché sia stata creata. Quello che invece si sa è che fu creata con la magia nera e realizzata in parte in porcellana e in parte con ossa e denti umani, oltre che con unghie di animali. E un feticcio di questo genere, come immaginerete, non poteva che essere stato creato per celebrare dei riti satanici durante delle messe nere. Racchiude in sé un potere enorme e nessuno ci crederebbe guardandola perché si tratta di una bambola alta soltanto pochi centimetri. La bambola indossa un mantello nero e ha una strana chioma che sembra costituita di piume.
Un particolare davvero raccapricciante, poi, è la sua bocca, perennemente aperta, come se stesse lanciando un urlo silenzioso e senza fine. Anche i suoi piccolissimi occhi sono inquietanti perché sembra continuamente fissare chiunque osi avvicinarsi a lei, penetrandolo con lo sguardo. Si dice che se qualcuno osa scattarle una foto o guardarla dritto negli occhi, la bambola ombra si proietta nei suoi sogni, provocando atroci incubi e in alcuni casi arrivando anche ad uccidere il sonno, fermando il cuore del malcapitato. Infatti c'è chi giura che non si tratterebbe solo di semplici incubi, ma di incubi che si trasformerebbero in realtà. E infatti è questo che accadde a una coppia che un giorno si imbatté in questa bambola in un negozietto di antiquariato e decise di acquistarla. E mi chiedo perché, dato che obiettivamente dal punto di vista estetico è davvero bruttina. Comunque la coppia se la portò a casa e da quel giorno marito e moglie iniziarono ad avere degli incubi orribili. E dopo qualche giorno accadde anche di peggio, perché ogni mattina il marito si svegliava con profondi graffi sulla schiena e sul collo che sembravano causati da artigli. Per diversi giorni i due coniugi cercarono di capire cosa stesse accadendo, finché si resero conto che la causa di tutto quel terrore poteva essere solo la bambola. A quel punto decisero di chiamare i coniugi Warren, che analizzarono l'oggetto e dissero alla coppia che si trattava di una bambola utilizzata, come abbiamo già detto, per messe nere ed evocazioni sataniche. Allora, ben volentieri, la coppia consegnò il giocattolo ai Warren, che lo portarono nel loro museo dell'occulto, dove si trova tuttora. E da quel momento la vita della coppia tornò alla consueta normalità. Protagonista del terzo caso di oggi è Lisa, una ragazza di 17 anni che svolgeva una vita normalissima, finché un giorno incontrò John, un ragazzo che faceva parte di una banda di motociclisti, e scattò la scintilla. Lisa se ne innamorò perdutamente. Ma nonostante tutti i suoi sforzi e i tentativi per conquistarlo, sembrava che John non provasse proprio alcun interesse romantico nei confronti di Lisa. Allora le provò davvero tutte, continuando però a non ottenere risultati, finché si decise a tentare l'unica strada che fino a quel momento non aveva provato, la stregoneria. Così, nonostante fosse totalmente inesperta in materia, si accinse ad eseguire un rituale, ignorando ingenuamente che tipo di forze stesse evocando. E se sono qui a raccontare la sua storia, è ovvio che non evocò nessuna forza buona. Venne invece raggiunta da un'entità maligna che nel corso del rito non nascose la sua natura. Nonostante ciò, Lisa gli promise la sua anima in cambio dell'amore di John e l'entità non si fece pregare, suggellando il patto con la frase «Ora sei tutta mia, ricorda la tua promessa». Da quel giorno lo spirito maligno iniziò a palesarsi molte volte a Lisa, che giorno dopo giorno cominciò a cambiare completamente personalità, accusando forti sbalzi d'umore e attacchi di ira improvvisi e incontrollati. E quando John, sotto l'influsso maligno, si innamorò davvero e finalmente di lei, arrivò la beffa, perché era Lisa adesso a non essere più interessata a lui. La ragazza infatti si accorse di non provare più nulla per John e cercò ovviamente di spezzare il suo patto. E così facendo iniziò a diventare oggetto degli attacchi dell'entità. Lisa si confidò con un amico che, preoccupato, le propose di rivolgersi a Ed e Lorraine Warren. Lorraine, grazie alle sue doti, sentì subito la presenza dell'entità e con l'aiuto di Ed, che vi ricordo era un demonologo riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, riuscì a liberare in parte la ragazza, ma fu un sollievo solo temporaneo, perché l'entità fece ritorno e la povera ragazza fu costretta a combatterla per tutto il resto della sua vita.
Il quarto caso di oggi ci porta a parlare dell'idolo satanico, uno dei pezzi di spicco del Museo dell'Occulto dei coniugi Warren. Erano gli anni 90 quando un 22enne decise di andare a caccia in alcuni boschi del Connecticut. Il ragazzo arrivò in auto fino al limitare del bosco, lì parcheggiò, scese dall'auto e si addentrò tra gli alberi. Iniziò a procedere su un sentiero, inoltrandosi in una vegetazione molto fitta. Dopo un cammino abbastanza lungo, all'improvviso vide in lontananza qualcosa che, guardando meglio, si accorse stonava nel verde del bosco. Si avvicinò incuriosito e quello che si trovò davanti fu uno strano idolo alto circa 1,80 m che svettava su una montagnetta fatta di roccia. Lo guardò meglio e notò che era realizzato con un materiale che giudicò essere ceramica. L'idolo aveva un aspetto davvero minaccioso e il ragazzo, sentendosi improvvisamente inquieto, decise di tornare indietro, raggiungendo la macchina per poi ovviamente tornare a casa. Ma si rese conto di non essere più in grado di raggiungere il sentiero percorso in precedenza, quello dal quale era venuto. Più che camminare, quindi, si accorse che stava correndo perché era spaventato a morte, quando all'improvviso scorse un uomo tra gli alberi. Convinto che fosse un cacciatore come lui, gli si avvicinò e si accorse che si trattava di un anziano con capelli e barba bianca che lo guardò e in silenzio iniziò a camminare a fianco a lui. Il ragazzo, resosi conto della stranezza della situazione, a quel punto si fece coraggio e gli chiese aiuto per ritrovare il sentiero e tornare finalmente alla sua auto. L'anziano non parlò, ma con il dito indice gli indicò una direzione. Il ragazzo non se lo fece ripetere due volte, ringraziò velocemente l'anziano e iniziò a correre nella direzione che gli aveva indicato. E in effetti raggiunse il sentiero e poi la sua auto, su cui salì, correndo poi a casa, veloce come il vento. Il giorno dopo si trovava insieme ad alcuni amici e decise di raccontare loro quello che era accaduto. Gli amici gli suggerirono quindi di chiamare i coniugi Warren, che accettarono di aiutarlo. Il ragazzo quindi condusse Ed e Lorraine lungo il sentiero del bosco fino alla montagnetta di rocce su cui si trovava l'idolo. Appena lo vide, Ed non ebbe nessun dubbio e disse che si trattava di un idolo che veniva utilizzato per il culto di Satana. E aggiunse che molto probabilmente l'anziano incontrato dal ragazzo nel bosco era un prete satanico. L'idolo venne subito prelevato dal bosco e portato al museo dei Warren, dove si trova tuttora. Il quinto e ultimo caso di oggi è la ciliegina sulla torta, l'infestazione più famosa del Connecticut. È il novembre del 1974 e ci troviamo a Lindsay Street, a Bridgeport. Quello che interessa a noi è il civico 966, dove si trova una piccola casa in stile bungalow di proprietà di Gerard e Laura Goodin. È qui che improvvisamente Gerard e Laura iniziano a notare mobili che si spostano da soli, finestre che si infrangono all'improvviso e oggetti che levitano. Addirittura i due hanno riferito che il loro gatto parlava e che chiunque mettesse piede nell'edificio scappava terrorizzato. Una situazione che sembrava non calmarsi, ma che anzi aumentava di intensità. Tutto era cominciato nel 1968, quando i coniugi avevano adottato Marcia. Fenomeni inquietanti che poi erano cresciuti di intensità e frequenza nel 1971. Da quell'anno la famiglia più volte aveva chiamato le autorità, all'inizio solo per chiedere loro di trovare la fonte del martellamento che non li lasciava dormire di notte. E quando poi le porte iniziarono ad aprirsi e chiudersi da sole, la famiglia continuò a chiamare la polizia. Ma nonostante le indagini approfondite, non è emerso nulla di definitivo. A novembre del 1974 i fenomeni raggiunsero il culmine e la famiglia si decise a chiamare, oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco, i giornalisti, dei preti
degli investigatori del paranormale è ovviamente Ed e Lorraine Warren. Furono migliaia le persone che si radunarono per strada davanti all'abitazione dei Goodin per cercare di intravedere qualcosa di inspiegabile e pian piano il caso assunse una portata nazionale, anche perché il numero di testimoni ritenuti affidabili era elevatissimo. In tantissimi, infatti, hanno riferito di aver vissuto in prima persona le attività insolite. Oltre ai Goodin e ai loro amici, più di 2 dozzine di vigili del fuoco, agenti di polizia e altri investigatori entrati nella casa hanno visto ogni sorta di avvenimenti bizzarri. Divani e sedie che si muovevano sul pavimento, tavoli e un frigorifero che levitavano, quadri e crocifissi che cadevano dai muri e perfino i coltelli che volavano in aria. Hanno anche raccontato di aver sentito una serie di fenomeni audio come colpi inspiegabili o voci disincarnate. Molti dissero di aver sentito Sam, il gatto di famiglia, dire tutta una serie di cose, tra cui jingle bells e ciao ciao. E persino i cigni in pietra che si trovavano nel cortile anteriore avrebbero emesso dei suoni spaventosi. La maggior parte delle strane attività sembravano avvenire attorno alla figlia adottiva dei Goodin, Marcia, di 10 anni allora. E questa sembrava a tutti essere una prova chiara e definitiva che ci si trovava davanti a una classica infestazione di poltergeist. I Warren, oltre alla polizia, avevano continuamente sorvegliato la casa e anche condotto interviste con i membri della famiglia, inclusa Marcia, e avevano assistito a degli avvenimenti inspiegabili, tra cui anche televisori che si ribaltavano, cassettiere che si spostavano, tapparelle che si arrotolavano e scaffali che si staccavano dal muro cadendo a terra. La notizia dell'infestazione di casa Goodin si spargeva intanto a macchia d'olio e ci furono anche dei loro vicini che pensarono bene di liberare la casa dagli spiriti tentando di darle fuoco. Per fortuna sono stati immediatamente fermati. Finché arrivò il giorno in cui un agente di polizia vide la piccola Marcia mentre tentava di ribaltare una TV con il piede quando pensava che nessuno la stesse guardando. A quel punto la ragazzina non poté che confessare di essere lei la responsabile di tutte le attività della casa e spiegò anche come aveva fatto il tutto. L'evento fu dichiarato una bufala e la polizia concluse le indagini ufficiali. Ma dei dubbi restano, perché alcuni dei fenomeni osservati dai testimoni si sono verificati quando Marcia non era in casa. Ad ogni modo, curiosi, polizia, giornalisti e investigatori lasciarono la casa, ma nonostante questo, strani avvenimenti continuarono a verificarsi nelle settimane che seguirono, finché tutto si fermò e la vita della famiglia Goodin tornò alla normalità. Nonostante questo, l'infestazione al 966 di Lindsay Street resta una delle più famose e ricordate della storia del Connecticut. 5 casi terrorizzanti, vero? Fatemi sapere se li conoscevate e soprattutto quale avete trovato più inquietante. Vi aspetto nei commenti. Intanto qui a sinistra vi lascio la playlist del file Warren nel caso vi siete persi qualche video sui coniugi. Alla prossima! Hey!